Ciao a tutti, io sono Maria Vittoria Guerzoni e al momento sono al secondo anno di medicina e chirurgia qui a Plovdiv in Bulgaria. Oggi vi vorrei parlare un po' dei vantaggi e svantaggi nel studiare qui in Bulgaria. Essendo comunque un paese europeo, rimane comunque abbastanza diverso dall'Italia. Come prima cosa vi vorrei dire che qui tutto costa poco. Qui il costo della vita è bassissimo, quindi come studenti si vive tranquillamente, molto molto comodi. Un altro vantaggio fantastico sono le culture diverse che ci sono qui in questa università, le culture, le etnie, le nazionalità, siamo tutti di paesi diversi, con storie diverse, lingue diverse. Questa è una cosa bellissima perché si imparano un sacco di cose. Inoltre, questa è una cittadina piccolina, non è come una metropoli, però non è neanche un paesino, è una via di mezzo, quindi qua muoversi anche a piedi è comodo. Io vado all'università da casa mia a piedi 15 minuti, si va all'ospedale in 10, insomma è facile muoversi e vedere delle cose diverse. Essendo che è una cittadina abbastanza internazionale, si trovano anche ristoranti e cibi di nazionalità diverse. Infatti si trova la cucina araba, si trova la cucina indiana, italiana, giapponese, si trova di tutto. Per me personalmente il vantaggio più grande nel studiare qui è quante risorse hanno dal punto di vista mediche proprio. Qui sono pieni di cadaveri, sono pieni di laboratori, pieni di strutture nella quale proprio puoi studiare praticamente, non solo dal punto di vista della teoria, ma anche pratica. E questa è una cosa formidabile che in Italia è difficile da trovare perché le risorse sono meno nelle università italiane. E infatti, uno svantaggio che potrei dire nel vivere qua è il fatto che venire in questa università costa 8.000 euro all'anno, che in Italia si pagano 1.000 o 2.000. Quindi, però, appunto, dato che siamo pieni di queste risorse qui, si riesce ad avere un bilancio e anche la città, essendo completamente. Vivere qui, essendo che costa poco, sì, paghi 8.000 all'anno per l'università, però poi vai a spendere anche di meno in confronto a quello che spenderesti in Italia. Quindi è un pro e un con. In più vi vorrei anche dire che non sono molto certa in che anno, credo dal terzo anno in poi, si inizia a lavorare in ospedale e si lavora in uno degli ospedali più grandi d'Europa, che si chiama il St. George, quindi anche quella è un vantaggio abbastanza grosso, avere l'occasione di poter lavorare in un ospedale ben conosciuto e riconosciuto in altri paesi, direi che va molto in favore di questa università qui. Un altro vantaggio nel studiare qui è una differenza abbastanza grande da quello che ho notato io parlando con i miei amici italiani che studiano medicina in Italia. È che qua, dal punto di vista di tempo libero, ne hai di più. I professori ti organizzano il tempo, le materie, gli esami, in un modo che comunque ti trovi ad avere tempo libero per fare altre cose. Anche se tu magari non ti organizzi bene con lo studio, comunque alla fine il tempo libero riesci a trovarlo e questa è una cosa della quale sono molto grata perché questo tempo libero bisogna usarlo il più possibile perché si hanno opportunità di viaggiare, di fare attività fisica, di conoscere la Bulgaria e bisogna usarle queste opportunità qui. Come ogni città e in ogni paese si trovano anche degli svantaggi, questo è normale. Qui ce ne sono un paio che però non sono svantaggi che ti rendono la vita impossibile. Ad esempio, la nostalgia della famiglia di tornare a casa, quella è normalissima, succede, ma come comunque ho già detto, qui avendo tempo libero ti aiuta un sacco perché comunque puoi organizzarti in modo che una volta ogni mese per un weekend torni in Italia, che è
fattibile, lo fanno in un sacco di persone. Poi abbiamo un sacco di vacanze, ci sono le vacanze invernali, estive, quelle di Pasqua, durante l'anno magari ci danno dei weekend più lunghi, quindi il tornare a casa e rivederti non è un problema. In più, un altro svantaggio della quale io e i miei compagni ci siamo trovati un po' in difficoltà è il fatto che qui molti dei cittadini di Plovdiv non parlano benissimo l'inglese. Ovviamente le generazioni più giovani sì, però quelle un po' più anziane è difficile che parlino inglese, quindi bisogna avere una certa base di bulgaro per poter muoversi e comunque alla fine non è così brutta come cosa, perché vai a imparare una lingua nuova, quindi questa cosa qui è bella. E il bulgaro in più ti servirà anche quando vai a lavorare in ospedale, quando fai le rotazioni in ospedale, lì ti servirà, perché comunicare con i pazienti, molti non parleranno l'inglese, quindi dovrai essere in grado di comunicare con loro in bulgaro. Però ci sono traduttori, c'è gente che può tradurre, anche i prof saranno presenti, quindi non è una cosa completamente assurda e difficile, è fattibile. Come ultimo svantaggio, che poi non è neanche molto un svantaggio, è il abituarsi e adattarsi al tipo di studio e di corso che fanno qui, che è diverso da quello in Italia. Come qui per gli esami si danno più priorità e più pesantezza agli esami scritti invece che a quelli orali. Quelli orali ti aiutano più a alzarti il voto invece che essere quello la parte dell'esame principale. E quindi lì ci sono cose alla quale bisogna abituarsi e capire un po' come funzionano, ma dopo il primo anno, anzi anche dopo il primo semestre del primo anno, ormai ti sei già integrato e già hai un'idea di come funziona qui ed è fattibile. Bene, per questo video è tutto. Se però avete altre domande che mi volete fare o magari che volete che io ne parli così nel video per tutti, vi prego di mandarmi un messaggio oppure scriverlo qua nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Grazie!